volevo chiederle, appunto abbiamo visto come durante diciamo, la pandemia no, ha messo in evidenza alcuni problemi strutturali dello sport italiano proprio come movimento. Da manager sportivo, su cosa interverrebbe diciamo, per iniziare a gettare delle basi solide per il futuro dello sport? Ma la pandemia sicuramente ha evidenziato quello che lo sport in Italia è diventato, che è diventato per molti e per troppi, forse anche per le istituzioni, un aspetto economico e una grande industria, e non a caso è andato avanti lo sport che si è definito di interesse nazionale e quindi quello che riguardava posti di lavoro, che riguardava qualificazioni olimpiche e competizioni agonistiche di un certo tipo. E in realtà lo sport è anche un grande collante sociale, l'attività dei nostri figli e delle nostre famiglie con le discipline sportive più disparate è una delle attività che consente di costruire anche le comunità, di costruire relazioni e che in questo periodo ormai di più di un anno in tanti si sono accorti di questo valore e speriamo che almeno le realtà locali cerchino di focalizzarsi su questo tipo di attività che è più sociale e meno di risultato olimpico, risultato agonistico, ma sicuramente più duraturo nel tempo. È una cosa sicuramente si è estremizzata durante la pandemia quando è venuto a mancare proprio quell'aspetto dello sport e ne abbiamo sentito la mancanza da genitori di questo tipo di attività per i nostri figli. A proposito di socialità, abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti dell'importanza del binomio sport e legalità. Lei rappresenta, no, anche da atleta, quando è stato atleta, come dire, i valori, no, l'importanza dei valori della correttezza. Allora, quanto è importante per lo sport il tema della legalità? Ma cosa semplice, forse anche banale, è che non si gioca senza prima stabilire le regole. E la cosa è abbastanza evidente, non c'è gioco che non preveda il rispetto delle regole. Chi gioca non rispettando le regole è fuori dal gioco, quindi è ancora più plastica la rappresentazione di cosa vuol dire giocare rispettando le regole sia nei giochi dei bambini che nello sport in generale quando si gareggia. Uno degli aspetti riguardanti le regole, si dice spesso la gran parte degli sport, ma il calcio è nato in Inghilterra, in quel paese si è definito il primo regolamento che ha reso universale il gioco del calcio, perché quando le regole sono condivise da tutti diventa universale quello sport. Tanti sport, tante discipline faticano ad essere diffuse nel mondo o in altre parti rispetto alla zona in cui viene praticato perché magari non hanno regole condivise. Quindi l'importanza delle regole nello sport e nei giochi, nelle attività è fondamentale. Purtroppo spesso e volentieri invece la regola viene associata come limite, come sanzione, come punizione e la cosa ovviamente ne dà una connotazione. Ho accennato lei prima, nella prima risposta al discorso, no, della scuola, sappiamo che lei ha fondato una scuola. Allora, questo è stato un altro tema molto importante che abbiamo trattato e che rimane centrale, no, nella discussione con lo sport, di come far dialogare le due istituzioni, quella scolastica e quella sportiva, no? Ad oggi probabilmente rispetto ad altri paesi l'Italia è indietro rispetto a questo tema. Allora, lei proprio che, come dire, viene dal mondo dello sport e anche una scuola, quali sono le sue idee? Come far conciliare, come far dialogare, anche per mettere poi delle basi solide per lo sport, la scuola e lo sport? I passaggi, le criticità sono le criticità da superare sono molte, i passaggi da fare sono anche forse lunghi nel tempo perché sono passaggi culturali. Primo, il concepire il movimento, lo sport e l'attività motoria di pari valore, pari dignità rispetto ad altre attività scolastiche che invece ad oggi sono molto più riconosciute e molto più ricercate, molto più curate e molto più seguite. Mi riferisco insomma alle altre discipline scolastiche che non siano l'attività motoria, quindi l'attività motoria inserita nel contesto scolastico paga anche questo scotto e questa sottovalutazione dell'apporto invece che può dare la crescita della persona. Parlo
già dal nido fino alle scuole superiori, all'università, la parte sportiva è sicuramente una componente importante, oggi non riconosciuta come elemento di crescita e di costruzione del cittadino, e dall'altra come è organizzato lo sport in Italia, almeno che principalmente legato al CONI, alle federazioni e a un concetto di risorse in base ai risultati. La cosa ovviamente penalizza chi, tornando al discorso di prima, lo sport lo deve intendere come socialità, come partecipazione collettiva alla vita della comunità, e nella scuola sicuramente questo avrebbe maggiore spazio. Purtroppo le federazioni, qualsiasi disciplina, tendono a sviluppare le società sportive del territorio, che ovviamente vedrebbero nelle scuole principali concorrenti rispetto al reclutamento giovanile, e questo impedisce uno sviluppo. Quindi da una parte la scuola non è interessata, o comunque non dà lo stesso interesse che dovrebbe dare allo sport rispetto ad altre discipline, dall'altra il sistema sportivo non è così orientato sulle scuole, perché diventerebbero principali competitor in una corsa ad accaparrarsi gli atleti e le atlete, e questo ovviamente blocca quel percorso che dovrebbe essere, ed è in alcuni paesi già concreto, del percorso sportivo all'interno della scuola, che gioverebbe entrambi, perché abituarsi a fare sport ovviamente aiuterebbe anche indirettamente le federazioni ad avere molti più atleti e molte più persone che praticano gli sport anche in età adulta. Assolutamente. Prima di farle riprendere il viaggio, di lasciarla andare, un suo auspicio per la prossima stagione sportiva, diciamo idealmente da settembre? Tanto che si torni a fare sport come si faceva pre-pandemia, e che si possa rivalutare quello che lo sport, soprattutto a livello giovanile, ma non solo, riesce a dare alle nostre famiglie, alle nostre comunità. Sicuramente verrà rivalutato all'interno delle famiglie il fatto di mandare i figli a fare e praticare sport, e speriamo che questo possa dare anche un impulso diverso alle società del territorio, che ad oggi forse sono molto concentrate anche sul risultato sportivo, se non solo sul risultato sportivo, ma che invece possano aprirsi anche ad altre tendenze che sicuramente aiuterebbero a renderle più durature nel tempo all'interno dei nostri territori. Grazie Tommasi, grazie di essere intervenuto, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. E grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie.